Carissimi amici, vi devo proprio dire che oggi non vedo l'ora di fare la degustazione. Perché? Beh, uno dei motivi è qui, dinanzi a me. Una torta meravigliosa che è un vero fiore all'occhiello della cucina, del mondo dei dolci marchigiani. Beh, avete già capito, oggi andiamo di nuovo nelle Marche, terra meravigliosa che in queste 250 puntate di Alla ricerca dell'eccellenza dei territori più volte è stata protagonista, perché terra veramente di grandi, grandissime eccellenze. Devo dire che anche oggi ne abbiamo scovata un'altra. Il vostro Davide Giarbino, la faccia delle eccellenze italiane, ha trovato una dolciaria che dagli anni 80, quindi con una storia lunghissima alle spalle, propone il meglio della tradizione di quel territorio e non soltanto. Inizieremo da questa meraviglia, ma poi scopriremo tante tante altre, tutti prodotti che in quel territorio hanno secoli di storia da raccontare, perché questa azienda vuole proprio riscoprire, rivisitare e farci riscoprire le più antiche ricette della tradizione. Che dire, territorio, tradizione, eccellenza. Ci sono tutti gli ingredienti per iniziare con una nuova, grandissima puntata di Alla ricerca delle eccellenze dei territori. Bye! Anzi, carissimi amici, è la torta alla moretta, un prodotto tipico d'eccellenza delle Marche. Beh, la moretta è un liquore che i pescatori di quelle terre meravigliose si portavano sempre quando andavano a pescare per riscaldarsi nelle notti fredde che nell'Adriatico si sentivano e si sentono tuttora, L'idea di dolciaria Marche, la protagonista di questa puntata della ricerca dell'eccellenza dei territori, è stata prendere quel liquore storico ed inserirlo all'interno di una torta. La torta che avete visto prima, la torta che dopo andremo a degustare, ragazzi, perché lo so che la parte preferita del nostro programma è proprio la degustazione, e oggi sarà una degustazione veramente ricchissima, perché metto via intanto la confezione, perché gli amici di Dolciaria Marche ci hanno veramente fatto tanti tanti regali. Abbiamo visto già un'anteprima, ma ce ne sarà altro. Ci sarà una torta, una roba pazzesca fatta con i fichi. Mamma mia, ragazzi, ma non voglio anticiparvi nulla, perché la vedremo tra poco in sala degustazione. Poi abbiamo dei biscotti della tradizione fatti con le visciole. Chi segue da tanto tempo Alla ricerca dell'eccellenza dei territori lo sa, ne avevamo già parlato quando eravamo stati in Toscana, delle visciole, un altro prodotto tipico d'eccellenza, un frutto tipico d'eccellenza di quel territorio. Ebbene, sarà all'interno di biscotti, che anche in questo caso, mamma mia, vi verrà l'acquolina in bocca solo a guardare il vostro Davide Giarbino che farà questa degustazione. Insomma, abbiamo tanta tanta carne al fuoco, ma prima di partire conosciamo un pochettino meglio appunto questa dolciaria Marche. Come detto, nasce negli anni 80 e inizialmente la sua vocazione era principalmente rivolta al mondo industriale. Insomma, loro lavoravano per gli altri, per gelaterie, per grande ristorazione.
Poi però col passare del tempo, affiancando quindi a questo mondo, hanno deciso di portare in auge, di riportare in auge antiche ricette della tradizione marchigiana. Perché? Perché anche quando il mercato principale era la ristorazione, quindi era la grande distribuzione, non mancava mai la qualità. La qualità, la ricerca delle migliori materie prime, il privilegiare sempre e comunque il territorio, come abbiamo detto, un territorio ricco di cose buone che possono tranquillamente essere utilizzate in una miriade di ricette. E visto che c'era già nel DNA di questa azienda questa eccellenza, perché vera e propria eccellenza si tratta, perché non fare un passo in avanti? E allora il passo in avanti è stato fatto, ovvero sono andati a selezionare e tutt'oggi selezionano quelle che sono le antiche ricette, andandole proprio a sfogliare, a ricercare in quelli che sono i quaderni delle nonne, per poi rivisitarle e riproporle per il pubblico attuale. Ora, i prodotti di questa azienda li si trovano un po' in ogni dove, ad iniziare dal loro sito istituzionale ovviamente, ma anche nei negozi specializzati, insomma nelle boutique del gusto, dove c'è un negozio che vuole avere al suo interno prodotti d'eccellenza, prodotti di qualità, portare un po' di marche all'interno del proprio negozio. Beh, lì si sarà sicuramente Dolciaria Marche, ma andiamo a conoscerli ancora meglio e poi andiamo in sala degustazione, perché c'è tanti Marche. Come vi ho anticipato, è in provincia di Ancona, per la precisione nel comune di Monsano. Abbiamo visto finora già alcune anteprime di quello che andremo poi a degustare dopo, ad iniziare dalla torta alla moretta. Vi ho già anticipato di quella torta ai fichi, la ficassata, un prodotto straordinario che dopo conosceremo nel dettaglio. Ma prima di spostarmi in sala degustazione, voglio ancora farvi vedere il mondo dei biscotti, perché qui abbiamo, come già state vedendo un po' qui in etichetta, poi ovviamente le conosceremo meglio, una particolarità. Vedete scritto Nemo Dolci. Nemo Dolci è proprio una linea, una che fa sempre parte ovviamente di questa dolciaria, di Dolciaria Marche, dedicata proprio esclusivamente a quelli che sono i prodotti della tradizione, i prodotti del territorio. Ne fanno parte ovviamente queste due meraviglie, le ciambelline all'anice e le treccine alla visciola. La visciola ritorna spesso e volentieri nei grandi prodotti di Dolciaria Marche, proprio perché è uno, come abbiamo già detto, dei prodotti principali di questa terra. Guardate queste meraviglie, mettetele bene a mente, perché adesso andiamo in sala degustazione e ce le degusteremo. Ma inizieremo da quelle due torte. Io non resisto, voglio andare subitissimo da quelle due meraviglie e degustarle. Bene, carissimi amici, eccoci, ci siamo spostati nella nostra sala degustazioni, la sala più luminosa di tutto lo studio e della ricerca dell'eccellenza dei territori, perché qui è arrivato il momento della nostra tavolata. Beh, lo so che questo è il momento che apprezzate maggiormente, perché lo vedo dai commenti, dalle interazioni, dai like, insomma, l'argomento è sempre la degustazione. E devo dire la verità, anche per il vostro Davide Gervino questo è il momento più importante e più bello, perché riusciamo a concretizzare tutto ciò che andiamo a raccontare. Come vedete, dinanzi a me c'è un ben di Dio che neanche immaginate. Tante le cornie. Una l'avete già vista nell'anteprima della puntata, partiremo proprio da qui, la torta alla moretta. La moretta è un liquore tipico delle Marche, che si usava nei tempi passati, si usa tuttora ovviamente, però lo usavano in modo particolare i pescatori, che uscivano al mattino molto molto presto, anzi nel cuore della notte, per andare a pescare ovviamente il pesce fresco, e per riscaldarsi usavano questo prodotto, che dava loro l'energia, la grinta e anche un po' di allegria per passare quelle nottate che non erano affatto facili. Quindi pura tradizione marchigiana, pura tradizione della provincia di Ancona.
L'azienda di cui stiamo parlando oggi, la Dolciaria Mar, che come abbiamo detto è molto fortemente legata alle tradizioni e al territorio, e quindi che cosa ha fatto? Ha deciso di portare quel prodotto d'eccellenza che rappresenta al meglio la provincia di Ancona, le Marche in generale, portarlo in una torta. E andiamo proprio a degustarla, partiamo da lì, intanto bene, la faccio rivedere ancora una volta. Mamma mia, questo cioccolato che l'avvolge in questa maniera già mi fa veramente venire la pulina in bocca. Oggi io chiedo scusa, sono sempre un po' grossolano. Allora, come detto, rivestita di cioccolato, all'interno soffice pan di Spagna. Vediamo se riesco a tagliarne una fettina il più decente possibile. Però come ben sapete il vostro dare, eccola qua. La vedete? Beh dai, alla fine non sono stato bravissimo, ma poteva andare peggio. Quindi dicevamo, cioccolato, morbido pan di Spagna. Oggi iniziamo alla grandissima. Devo assaggiare per sicurezza. Mamma mia. Mamma mia. Non voglio sprecarne neanche una briciola. Ragazzi, è meravigliosa. E del resto non poteva che essere così, Beh, io mangio ancora. Per sicurezza, Tom, se ne ha staccata come Tom. Ragazzi, mi lecco le dita. Lo so che non andrebbe fatto perché siamo in diretta, però vuole essere, qualora ce ne fosse ancora bisogno, un'ulteriore dimostrazione di quanto è buona questa torta. Come detto, cioccolato, pan di Spagna, crema al cioccolato, impreziosita da questa moretta. Ti dà quel tocco leggermente alcolico che carica, sprint, potenza, energia, ma che allo stesso tempo non è invasivo, non è fastidioso. A volte ci sono prodotti mai sono troppo alcolici, quindi danno un po' fastidio. Questo invece lo si sente nel modo corretto, nel modo giusto, e devo dire che è fantastico. Cioè, è un prodotto che potrebbe tranquillamente fare ognuna delle nostre mamme, ognuna delle nostre nonne, e sarebbe probabilmente esattamente così. Che dire, abbiamo iniziato alla grande, ma non ci fermiamo, perché dopo la moretta andiamo con una torta a base di fichi. Rimanete lì, che adesso prima di andare a degustare questa meravigliosa ficassata, dobbiamo raccontare un po' la sua storia, o meglio, come nasce l'idea della ficassata. Per farlo andiamo a vedere un altro prodotto che oggi non degusteremo per ragioni ovviamente di tempo e di spazio, ma come sempre lo troverete la sua degustazione nelle storie inedite su Instagram, su Facebook. Quindi continuate a seguire Davide Gervino in ogni dove, perché prossimamente vedrete anche quella degustazione. Ma come detto, prendiamoci questa meraviglia, la lonzetta di fico, la lonza di fico. Che cos'è, direte voi? A vederla così sembra un salame, ed effettivamente l'idea da lì lonzetta sta proprio nel essere a forma di salame. È un prodotto tipico marchigiano, in modo particolare della provincia di Ancona, che la Dolciaria Marche ha deciso di riportare in auge perché era quello che facevano le nonne per i loro nipoti. Si collega con questa meraviglia perché praticamente cosa facevano le nonne?
La lottetta era un prodotto che c'era praticamente quasi sempre, si univa il fico, che è uno dei prodotti della frutta, un tipo di frutto particolarmente presente nelle campagne marchigiane della provincia di Ancona in modo particolare, e lo si andava per impreziosirlo, per farlo amare anche ai ragazzini e ai bambini, ad impreziosirlo con del cioccolato, si andava a mischiare tutto insieme a creare un impasto che poi veniva arrotolato e prendeva proprio questa forma, la forma del salame sostanzialmente, da lì l'onzetta. Per andare a proprio fare delle merende che fossero un pochino sostanziose, perché non dimentichiamoci che anni addietro la fame spesso era tanta e quindi bisognava anche nei piccoli pasti cercare di dare più energia possibile ai ragazzini, ai giovani, in modo che potessero crescere forti e sani, si andava a prendere qualche fettina di questa lonzetta. Ovviamente si faceva molto attenzione a non sprecarla, perché giusto due fettine e fa che navi, come diciamo noi in provincia di Cuneo. Ma per addolcirla un po' di più, per renderla più sostanziosa, la si andava ad adagiare sul pane, creando appunto una sorta di panino. Potete immaginare il panino alla marmellata, lì invece si faceva con la lonzetta di fico. Era un modo così per dare una merenda sana, genuina, ma allo stesso tempo che fosse un po' sostanziosa per affrontare le lunghe giornate. L'idea che c'è dietro a questa ficassata è un po' quella: riprendere quel mondo e portarlo in una torta che però sia allo stesso tempo contemporanea. Quindi l'evoluzione dove sta? La lonzetta di fico è sempre alla base del prodotto, ovviamente, perché da lì va a partire, però la si va ad impreziosire con della pasta sfoglia. Ricoperto il tutto di cioccolato, e un prodotto della tradizione del territorio, un prodotto povero della tradizione del territorio, diventa un must, un qualcosa di eccezionale. E adesso, se mi permettete, ecco, intanto ve la faccio rivedere ancora una volta integra, prima di andarla a tagliare, eccola qua, e ora, se mi permettete, me la vado a tagliare. Io chiedo sempre scusa, non sono molto bravo nel tagliare le cose, sono più bravo nel mangiarle e nel degustarle. Ma va bene, perché questo è il bello del nostro programma, è il motivo per cui in tanti così, in tantissimi lo seguite dopo più di 250 puntate. Forse la nostra semplicità, noi non vogliamo fingere niente, quello che vedete è reale. Se il vostro Davide Gerbino vi parla di un prodotto è perché lo ha già provato, perché lo conosce, perché ci mette la faccia dell'eccellenza. Ma andiamo, che mi stanno già facendo segno che il tempo stringe e io come al solito mi perdo. Guardate che meraviglia, La differenza rispetto alla torta che abbiamo visto prima sta nell'impasto. Prima eravamo un pan di Spagna, qua invece abbiamo una pasta sfoglia, e nel ripieno. Prima avevamo questa crema al cioccolato impreziosita dalla Moretta, qui invece abbiamo la lonzetta di fico. Vado a degustare? Ho fatto un piccolo disastro qua, ma non importa. Che bontà, ragazzi! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Che cosa sto degustando? Una meraviglia! Ma quanto è buona sta roba! Io sono senza parole. Io sono senza parole. Il fico è un frutto che non amo in modo particolare. Mi piace, ma non mi fa impazzire. In questa formula
e ci va anche poco, ma devo dire che è pazzesco. Si sposa alla perfezione con il cioccolato, perché il Picò è particolarmente dolce, il cioccolato fondente invece mantiene questo retrogusto un po' marrone. Insieme sono una coppiata pazzesca. Sono una coppiata pazzesca. Questa pasta sfoglia, ragazzi, è degna delle pasticcerie d'élite. Che dire? Doppi complimenti, perché ho ancora qui davanti due prodotti, devo dire, straordinari. Complimenti alla Dolciaria Marche, veramente un ottimo inizio per questa puntata, anzi siamo già quasi verso la fine, ma ci sono ancora i biscotti, andiamo a degustare pure quelli. Amici, ma soprattutto amiche della ricerca dell'eccellenza dei territori, devo correre perché il tempo oggi è volato, tante cose buone, buonissime da degustare e tante altre ancora che dobbiamo raccontare, quindi parto subito con le treccine alla viciola. La viciola l'abbiamo già conosciuta in altre puntate del nostro programma, è un altro prodotto tipico, un frutto tipico marchigiano, buonissimo, tra l'altro buonissimo, ho avuto già piacere di degustarlo altre volte. Qui la troviamo all'interno di un biscotto treccine in questo caso. Prima di andare a degustare però voglio, come vi ho fatto vedere all'inizio puntata, far vedere l'etichettina, Nemo Dolci, perché Nemo Dolci è un ramo, possiamo definirlo, sempre all'interno della Dolciaria Marche, attraverso il quale questa dolciaria cerca di portare i prodotti tipici di quel territorio in giro per l'Italia e per il mondo, possiamo dire, un modo per valorizzare al meglio la propria terra. Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di inserire questa azienda nel nostro programma e di conseguenza anche nel nostro portale delle eccellenze. Quando un'azienda ha a cuore le proprie origini, per me è già una grande eccellenza. Se poi a quelle origini si mette insieme la materia prima di altissima qualità, la passione, l'amore, l'artigianalità, il lavoro e la voglia di rinnovarsi anche, perché no, allora l'eccellenza è garantita. Ho detto banda alle ciance, andiamo ad aprire questa confezione. Qui dovrebbe essere un po' più facile per il vostro da leggerlo, perché non c'è niente da tagliare, c'è solo da aprire. E guardate che bravo che sono, mamma mia. Ecco qua, le trecce. Allora, vado a mettermi via questa intanto, così almeno facciamo un po' di pulizia. A me piace avere tutto bello ordinato nel limite del possibile. Queste qua, adesso le vado a degustare così al naturale, ma si sposano molto bene con quest'altra meraviglia. Vediamo un po' se riusciamo a zoomarla, a inquadrarla bene. Vino e visciola, un altro... Avete presente, cioè, il detto in Toscana, tarallucci e vino? Ecco, nelle Marche si dice treccine e visciola insieme, un altro grande prodotto, sempre che fa parte della linea Nemo Dolci, è molto molto interessante, una bevanda appunto aromatizzata, e volevo soltanto leggervi una cosa perché è molto curiosa. La sua origine è longobarda ed è giunta integra fino a noi, dalle dolci colline marchigiane, ben si sono prestate alla coltivazione del Prunus cerasus, dal quale si raccolgono le preziosissime visciole. Ci tenevo a questa piccola parentesi, uno per mostrarvi anche questo prodotto che fa sempre parte della linea di Dolciaria Marche. Tra l'altro qui abbiamo una piccolissima selezione di quello che è il loro vastissimo catalogo, quindi andate sulle loro pagine social, sul loro sito istituzionale per vedere tutto il resto. Ma ritornando a questa bevanda, ci tenevo perché dà un po' l'origine della visciola, perché nelle Marche in modo particolare si è diffuso questo prodotto, perché quelle colline a ridosso sul mare creano un microclima ideale per questo tipo di frutto e quindi poi di conseguenza per tutte queste meraviglie. Ma ce l'abbiamo qua, ho fatto questa parentesi perché me la vedo bene pucciata all'interno di questo prodotto, ma io la voglio assaggiare così al naturale.
tra l'altro. Cosa vi posso dire, ragazzi? Io amo, poi appunto, questi, io so, beh, le torte ovviamente così, ma questi altri due prodotti possono veramente abbinarsi a mille altre soluzioni. Però io preferisco degustare al naturale, perché al naturale danno proprio il meglio di sé, si sente proprio il loro vero ed autentico sapore originario. E qua devo dire che si sente molto, perché la viscola, nella sua particolarità, è un gusto molto molto particolare, vi invito infatti a provarla, ed è veramente qualcosa di straordinario. L'impasto si sente che è un impasto genuino, sano, fatto con la migliore materia prima, e quindi lo avvolge. È un biscotto che potrebbero tranquillamente fare le vostre mamme, le vostre nonne. Per questo che Dolciaria Marche è entrata veramente nel mio cuore e nel cuore del nostro programma. Vado avanti e non facciamo pausa, subito subito, perché siamo veramente di fretta, di frettissima. Non posso tenervi incollati allo schermo per 4 ore, quindi devo stringere le ciambelline. Ciambelline, giusto? Ok, sì, perché sono ciambelline all'anice. Lascio da parte un attimo il biscottino alla viscola e vi vado ad aprire queste ciambelline all'anice. Come vedete, ragazzi, tutto dal vivo, tutto in diretta, noi non vogliamo nascondere nulla. Perché l'anice? Perché l'anice è un altro prodotto che nelle Marche piace molto, si utilizza molto per dolci, per varie situazioni molto interessanti. Di conseguenza, gli amici di Dolciaria Marche non potevano che utilizzare anche questa ricetta. Fermi tutti, mettiamo un attimo in pausa, perché qua mi sta crollando la scenografia e non va bene, ma è il bello della diretta. Eccolo. Andiamo, dai! Ma che bontà! Ma che bontà! Mondo! Che buona! Particolarissimo, particolarissimo. Fammi andare, tanto che magari mi dico sempre bella degustazione, parli mentre mangi, non si fa. Ok. Olio extravergine d'oliva marchigiano all'interno di questo prodotto, perché è un biscotto, tanto da leggere, è un biscotto particolarmente croccante, però poi all'interno invece mantiene una certa morbidezza. È straordinario. L'anice deve piacere, non a tutti piace. Secondo me però in questa versione anche a chi non lo ama potrebbe iniziare ad apprezzarlo. È dolce, ma allo stesso tempo c'è come un retrogusto un po' salato, quasi come un tarallo. Immaginatevi un tarallo, però dolce. Carissimi amici della ricerca dell'eccellenza dei territori, purtroppo anche per oggi il nostro tempo finisce qui. Lo so, però le nostre puntate volano, perché abbiamo sempre tante meraviglie da raccontare, da degustare insieme, e poi alla fine però il tempo è quello e quindi dobbiamo salutarci. Io devo ringraziare però gli amici di Dolciaria Marche innanzitutto, perché i loro prodotti sono veramente pazzeschi, eccezionali. Ho degustato la gran parte di quello che ci hanno proposto, ma come vi ho anticipato prima, la loro produzione è ben più ampia, ci sono molte altre cose. Ma qui abbiamo voluto un po' raccontare quelli che sono i prodotti di punta, queste due torte meravigliose, questi biscotti eccezionali, la lonzetta di figo, che quello è un altro prodotto di quelli che va
fanno per la maggiore delle marche e più tante altre leccornie. Insomma, un mondo di cose buone da scoprire. Se volete rimanere sempre aggiornati sulle tutte le ultime novità, andate ora a raggiungerli sulle loro pagine social e sul loro sito istituzionale. C'è ancora una cosa in realtà che non abbiamo visto: questa saba, questo condimento per le insalate, per la pasta anche ci può stare molto bene, per la grigliata, per tantissime cose, ad esempio i fegatini di polvere, poi infatti sono pure le ricettine, le carote, i fagioli, vediamo il pinzimonio, il pollo, grigliate a non finire, cioè insomma un altro prodottino che non abbiamo raccontato come meritava oggi, perché è un po' un mondo fatto, cioè abbiamo parlato principalmente di dolci, però c'è anche quello, tenetelo in considerazione, ma poi nelle prossime giornate, come sempre, nelle storie su Instagram e su Facebook di Davide Giardino, vedrete qualche utilizzo anche per questo prodotto. Io ringrazio tutti voi che avete seguito anche questa puntata, ormai abbiamo superato le 250, ragazzi, è una roba incredibile e continuiamo ad avere tantissime richieste per continuare a raccontare le eccellenze del nostro territorio. Evviva la regione Marche, evviva la provincia di Ancona, evviva Dolciaria Marche e tutte le sue bontà. Evviva alla ricerca e ai territori. Ciao!